è fatta di regnante antico, la storia del regnante antico, ma Sì, Lombardo. c'è regnante. Stava un regnante che si chiamava il gigante Golia. Ah, No? Avete sì. Beh, ci letto? faccio. Serve questo Sì. o no? Il gigante Golia era un re che tutti allora si combatteva con la sciabola. Tutti e due il re si trovava la sciabola, quello che veniva l'altro prendeva tutti i soldati di quell'estate, lo portava, diventava re di un altro stato, veniva la guerra. E allora questo gigante Golia era saputo da tutti, che tutta la battaglia che faceva le vinceva tutto. Era alto 11 gomiti, 11 gomiti da giotto, era un palmo, gli unici di Cristo, era un palmo. Lui chiamava un gigante Golia, un pezzo d'uomo. Allora l'altro re che dichiarò la guerra si chiamava il re Saullo. Siccome il re Saullo era malato e non poteva andare, allora alla casa sua si diceva ai figli, teneva dei figli, minorenne. E dice, chi è che deve andare a combattere con il gigante Golia? Io non mi sento, sono ammalato. Per combinazione aveva chiamato un pastore che si chiamava Davide. Davide era un pastore. L'aveva chiamato quei giorni per quando gli attacchi di questa malattia del Golia. Suonava l'arpa, sai, imparato a suonare l'arpa, questo pastore. Allora, al suono dell'arpa, questi dolori passavano. Si parlava in famiglia di questo re, Saullo, che aveva dichiarato la guerra, e questo era presente, gli abiti. Dice, non avete paura, sono mai stato. Dice, vado io a combattere a posto tuo. Ma che doveva combattere tu, non era nemmeno 1 metro d'altezza, su Bartorello. Sì, non caricando, me la vedo io. Vado io a combattere a posto tu. Era con me il gigante Golia. E tu non sai te mani piano la sciabola, non sai farlo, come deve combattere. Sai qui come deve combattere. E fino a tanto che ero il giorno della sua risposta, all'altro avversario, al gigante Golia, faceva la lettera e dichiarava la guerra. Arriva la lettera e dice, beh, concludiamo adesso, vediamo chi è che deve andare tu. Dice, tanto ci devo andare io con l'esercito. E allora, la condizione era una triste che sentiva di Saullo, la condizione non permetteva. E disse, beh, vado, a un posto mi vado, pure che t'accida, pure che la perdiamo la guerra. E così mandò a Davide. Mandò a Davide, quando non è che era pastore, non è che aveva niente di arma. In quei tempi si usava la ionna, chiamata, la fionda, che si tirava nei piedi, sas. Quando ero bambino, usavamo questa fionda. Era così, fatto di spaga, mettevo un sasso dentro, si girava e si buttava all'aria, all'altezza. E quel per cacciare le pecore, quando metteva teneva la fionda, che metteva i sassi dentro, quando la pecora sembrava che andava a seminare, quando andava vicino all'altro, allora con la fionda, bravo le pietre.
era perfezionata questo. Senta sciabola, senta niente, parte con l'esercito, stava girando come andando sul campo di battaglia, invece il gigante che era grande, e vedi, chi è che deve combattere con me? Si consegna dove avete un partorello di 1 metro d'altezza. Invece, come tu vieni contro di me, tu devi fare la guerra. Cammina, darò le tue carni e mangerò le bestie, disse il gigante a Davide. Davide si voltò e disse, salta la capa, che era basso. Disse, tu vieni contro di me con l'asta, la spada e lo scudo. Io vengo contro di te con il nome del Signore e il Signore ti darà nella mia mano. Allora, andiamo. Arrivano sul campo di battaglia, così con la sciabola, pronto, il gigante volo, e Davide, biavi come camminava con l'esercito, facevano i mandorli di poete per sulle strade, a breccia, anticamente, prima delle sfalde, guardavano un breccio, chiamavano i piedi cazzati con la mazzola. Pigliò 3 o 4 di quelle. Le prossime la bugia di parte, come sta scappando, e se lo porta con sé. Come guarda, così pronto per combattere con la sciabola, tutto. E così, piglio una pietra, prossima la pianta, uno, due, tre, con la sciabola, con la pianta, la pianta, bop, una pietra, pronto. Dato la pietra che ebbe tutta rabbia, tutta forza, dalla testa, cadde a terra, che la sciabola sua stessa, Davide. Vide la sciabola, ci tagli il collo, e c'è qui il cappello alla testa. Si spaventarono tutti i soldati, scapparono i soldati del gigante con lui. Intanto l'esercito suo di Davide, che era il re Saul, andavano girando il paese, diceva, è vero che il Saul ne uccise mille. Voleva dire che il re Saul era un re che vinceva le guerre, ne uccise mille. Ma a Davide 10.000, il gigante voleva, per 10.000. Allora arrivò la notizia di Saul, mentre si allegrò, ebbe una consolazione che aveva vinto la guerra. Però era contro di lui che diceva, è vero che Saul non uccise mille, ma questo dice, Davide 10.000. Si andando così, incominciò a odiarlo. Quando suonava l'arpa, che quella era malata, come stiamo noi, ma si seduti, suonava l'arpa, allora nascosto, aveva la sciabola ogni tanto, se permetteva, Saul, di darci con la sciabola, ci a Davide, per la gelosia. Allora Davide se ne accorse, la prima volta, la seconda volta se ne accorse. Chiamò i figli e ci disse, vedi che tuo padre mi vuole uccidere. Io me ne vado un'altra volta presso le pecore, ma non è successo. Per la grande gelosia mi vuole uccidere. E così Davide lasciò il re e se ne andò a fissare le pecore un'altra volta. Finita.